Vengo subito. Buongiorno, signor Danaher. Buongiorno. È quello il famoso balcone da cui Mussolini faceva i discorsi? Già, esatto. Salve, Danaher. Ehi, come va? Ben arrivato. Bene. Buongiorno, non ci sono per nessuno. Va bene. General Electronic Company. No, mi dispiace, fuori ufficio. Salve. Viaggerete come turisti. Qui ci sono i vostri biglietti, i passaporti, le fotografie. Il capitano Domi sarà sullo stesso aereo, ma voi farete finta di non conoscerlo. Rogers, questa volta ti appioppa una moglie. La incontrerai all'hotel Semiramis al Cairo, stanza 460. Venerdì, alle 14 precise. Siete sposati da 9 anni, avete 3 bambini. Siete diretti a Johannesburg. Arriverete sul posto il giorno prima dell'operazione. Il presidente, che sarà liquidato per primo. Il primo ministro. Vincent, te ne occupi tu. Il capo della polizia. È sempre dei nostri Domi? Ed ecco il nostro buon amico, il colonnello Watabi, che sarà nuovo presidente. Per ora non lo contatteremo. Solo dopo l'operazione, perché il golpe dovrà sembrare un affare di politica interna. Mi scusi, signor Danaher. E i versamenti per me nelle banche estere? Lei vincerà comunque, capitano Udomi. Se va tutto bene, sarà ricco in patria. Se va male, sarà ricco in esilio. Fra queste due possibilità, per me c'è il protone di esecuzione. Naturalmente, lei se ne frega, signor Danaher. E io ricevo uno stipendio. Altre domande? C'è una brutta notizia. Uno del loro controspionaggio è arrivato a Roma ieri sera. È stato identificato all'aeroporto mentre cambiava aereo. Viaggia sotto il nome di Naruna.